La maggior parte dei proprietari di pappagalli ha grossi problemi a somministrare farmaci ai propri animali. Spesso non sono in grado di manipolarli correttamente, spesso hanno paura di stressarli o di guastare la relazione con loro. Per questo motivo, in tanti casi, preferiscono ricorrere a farmaci somministrati nell'acqua da bere, che però sono di dubbia utilità anche per la difficoltà di quantificare quanto effettivamente il singolo soggetto beva. Molti pappagalli poi, quando stanno male, o non bevono affatto, oppure sono diffidenti nei confronti dell'acqua con un odore o un colore diverso dal solito, e quindi non solo non assumono la medicina, ma addirittura si disidratano ulteriormente. E quindi bene, soprattutto se si tiene alla salute dei propri uccelli, imparare a somministrare i farmaci più importanti direttamente nel becco. Questo è molto più facile di quanto sembri, purché si impari a contenere gli animali nella maniera corretta. Questo kiwi è un piccolo Agapornis rosicollis, molto docile e buono, che si presta a fare da attore. Allora, è importante contenere la testa del pappagallo, perché è il becco che ci può fare male, e per contenerla la teniamo tra il pollice e l'indice, avvolgendo il resto del corpo e soprattutto le ali con le dita. In questo modo il pappagallino si aggrappa alle nostre dita con le zampine, le ali non possono sbattere e la testa non può muoversi. In questo modo lui è contenuto sicuramente, sia per noi che per lui. E lasciamo che prendiamo questa siringa che contiene un integratore vitaminico, in questo modo. Aspetta. E lasciamo cadere la goccia qui sulla fessura fra le valve superiore e inferiore del becco. Vedete la linguetta che si muove? Lui deglutisce la goccia. E piccoli volumi di medicina possono essere somministrati in questo modo con precisione e sicurezza. Poi, dopo aver somministrato il farmaco, asciughiamo delicatamente l'eccesso per non lasciare le penne sporche e consentiamo a Kiwi di tornare nella sua gabbietta infermeria. Eccolo, che si pulisce un po' schifato, ma a posto.